E passiamo adesso al quinto concorrente. Da Teramo, il signor Gabriele Di Pietro. Molto bene, il signor Di Pietro, da Teramo. Ecco, dove, io innanzitutto le vorrei chiedere, perché questa è una domanda che sorge spontanea, direi, forse se lo stanno chiedendo tutti quanti, come mai lei veste in cotal guisa? Diciamo, siccome ho questa somiglianza di Garibaldi, ho voluto indossare anche la camicia, ecco. Ah, sì? Rossa. Ho capito. Cioè, chi gliel'ha detto, mi perdoni, ha una sua idea che assomiglia a Garibaldi, però effettivamente è vero, questa bella barba, questi capelli un po' lunghi, si dice il nostro eroe avesse anche i capelli un po' lunghi come lei, eccetera, camicia rossa, cappello, non lo so, però Garibaldi non portava il cappello rosso, no? Dunque, senta, signor Di Pietro, lei che cosa fa a Teramo? Come professione è meccanico. Meccanico, ecco. Come professione, come hobby vedo che suona questo organetto, che se non mi sbaglio si chiama Dubotti, no? Sì, come definizione proprio tradizionale, diciamo. Ecco, cosa ci fa ascoltare? È una mia composizione che è la Polca del Trillo, è chiamata la Polca del Trillo. La Polca del Trillo, che è una sua composizione, quindi lei sarebbe un autore, come ci sono i cantautori, lei è un dubottatore, non so come si possa chiamare. Vabbè, allora, sentiamo, deve essere accompagnato dall'orchestra, dalla ritmica, molto bene. Allora, sentiamo il signor Di Pietro in questa Polca del Trillo di sua composizione. Prego. Applaudita sia come esecutore che anche come compositore, era un motivetto molto allegro, mi compiaccio con lei. Grazie, senta, quando meccanico di auto, lei cos'è, sì, meccanico? Quando per la macchina, no, la ringrazio, approfitterei, no, sarei indiscreto, ma penso che quando verranno i clienti, mentre magari aspettano, lei una suonatina, e loro contenti, e poi quando vanno via la suonata. Vabbè, arrivederci, complimenti, arrivederci. Dunque, vediamo sempre per il nostro concorso, per il nostro tagliando, per meglio dire, di Sorrisi e Canzoni, qual è il numero che mi ha dato il signor Di Pietro. Mi ha dato il numero 69, quindi voi dovete scrivere nel quinto cerchietto il numero 69 e poi dovrete... Ma ora guardiamo insieme la prima puntata di La Corrida. A dopo.
presenti i concorrenti di questa sera. Concorrenti, tutti belli e sorridenti, convenuti in questa arena per la gioia della scena. Concorrenti emozionati, siete a tutto preparati? E accettate a cosa fatta il trionfo o la disfatta? Sì o no? Sì! Bene, lasciate allora che io ve li presenti uno per uno. Qui abbiamo un duo formato dalle gentili signore Rotella. Poi abbiamo la signora Antonina Petrara, il signor Cosimo Dellisanti, il signor Gabriele Di Pietro, il signor Salvatore Roscio, il signor Dante Leonzi, il signor Marino Barbagli, il signor Mario Premoli, la signorina Stefania Mattioli. Molto bene, bravi, bravissimi signori del pubblico. Dobbiamo iniziare subito questa prima puntata con il primo concorrente. Per la signora Antonina Petrara di Gravina di Puglia, provincia di Bari, che ha cantato Ninì Tirabusciò. Grazie, basta così. Per il signor Mario Premoli di Pumenengo, Bergamo, che ha cantato Nessun dorma. Allora, non ci sono assolutamente dubbi. Il primo classificato vince, cioè il nostro primo premio, è il signor Gabriele Di Pietro di Teramo, che ha eseguito con Tubotti la polca del Trillo. Allora, complimenti al nostro sosia, come diceva lei durante la trasmissione, il sosia di Garibaldi, ecco perché si veste in questo strano modo. Devo dire che questo è un suo abito, come è suo anche quello, vero signore? Quello è proprio suo abito, cioè proprio normale, diciamo. Insomma, allora, adesso naturalmente tutti quelli che hanno dato il loro applauso al signor Di Pietro possono rivolgere i loro battimani a uno dei due concorrenti che sono rimasti per l'assegnazione del secondo posto. Allora, ricordatevi, qui anche se applaudite uno non applaudite l'altra, d'accordo signori? Allora, per la signora Antonina Petrara di Gravina di Puglia, che ha cantato Ninì Tirabusciò. Grazie, basta così. Per il signor Mario Premoli di Pumenengo, Bergamo, che ha cantato Nessun dorma. Grazie, basta così. E ancora una volta la decisione popolare è sovrana. Vince il secondo premio la signora Antonina Petrara di Gravina di Puglia, Bari, che ha cantato Ninì Tirabusciò. Ringraziamo. Ringraziamo il signor Mario Premoli di Pumenengo, naturalmente, che è stato molto bravo, così come ringraziamo tutti gli altri concorrenti, ai quali va come premio una maglietta della corrida, maglietta Pepper della corrida, mentre invece al nostro signor Di Pietro di Teramo, al nostro vincitore, va una videocamera SVM 7000 più un videoregistratore stereo Hi-Fi SV 1300 della Seleco. E alla gentile signora Antonina Petrara va invece un TV Color 21 pollici SS 460 stereo, sempre della Seleco. Quindi, come vedete, due bellissimi premi molto importanti, con i quali, soprattutto per quello che riguarda la videocamera e il videoregistratore, il signor Di Pietro potrà filmare, potrà anzi registrare e riprendere tutti i migliori, più belli avvenimenti della sua vita. Allora, ci congratuliamo con la signora Petrara, ringraziamo Michel e Gaviria, ringraziamo naturalmente la Seleco per questi premi e lasciamo che concluda la nostra trasmissione, prima dei saluti finali che naturalmente
vedranno coinvolto anche il maestro Pregadio, che in questo momento si deve limitare soltanto a dare il via alla parte ritmica della sua orchestra per accompagnare il signor Di Pietro nella riesecuzione di questa sua composizione, perché è sua, è vero, signor Di Pietro, la polca del Trillo. Ecco qua dunque il nostro... lei è proprio tutto garibaldino, bianco, rosso e verde anche la cosa. Benissimo, allora, forza, via! Emozionatissimo. Beh, ma questo fa parte della nostra trasmissione, che il personaggio sia emozionato. La nostra è una trasmissione semplice, quindi la gente si commuove veramente, si emoziona veramente, non c'è nulla di falso, nulla di inventato. Complimenti, congratulazioni, e ci vediamo tra poco per i saluti finali.